Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa di più. Faccio una cosa abbastanza veloce, o almeno ci proverò, perché sto lavorando e sono semplicemente in pausa. Le persone normali nella loro pausa lavorativa bevono il caffè, io invece mi metto a girare video. Quindi velocemente vi faccio vedere la mia spesa al di più. Ho preso un pacco di tovaglioli, questi sono 100 tovaglioli, doppio velo, quindi sono abbastanza spessi, però devo dire che mi trovo molto bene. A volte addirittura li divido a metà, quindi io e il mio compagno magari usiamo un tovagliolo diviso a metà. Molto romantica questa cosa, no? In realtà è una questione di risparmio perché sono davvero spessi, quindi riuscite poi alla fine ad avere 200 tovaglioli anziché 100. Poi ho preso 4 crème caramel della marca Cuor di Malga, poi un piccolo regalino per mio padre. Ho preso questo cioccolato che si chiama Africano ed è cioccolato con nocciole intere della marca Novi. Lo avvicino, era in monodose, era proprio lì dalle casse, c'erano questi cioccolatini così. E io ho pensato di fare un regalo a mio papà che adora il cioccolato e anche le nocciole, quindi mi sembrava un pensiero così, un pensiero carino. Poi una confezione di pasta e fagioli della Knorr, poi della marca Trevisan ho preso questa confezione di strudel di fichi. Praticamente sono come dei biscotti secchi che hanno all'interno la marmellata di fichi. Sono uno snack abbastanza sostanzioso e devo dire gustoso. Restando sempre sulle cose golose, ho preso questi biscotti latte e cioccolato. Praticamente hanno il biscotto sotto, il cioccolato sopra e in mezzo della crema di latte. Sono molto buoni. E questi, pur non essendo io una persona golosa, una volta ogni tanto li apprezzo. Poi una confezione di caffè solubile della marca Nescafè. Questo è della linea Gold, gran aroma, gusto ricco, insomma, quello che tra virgolette è un pochino più particolare, un pochino più pregiato. Poi una confezione di marmellata light. Questa è quella che ha solo 9 calorie. Non so se sarà vero o meno, comunque così ci fanno credere. È un pochino più leggera, un pochino meno zucchero, di ciliegie nere della marca Ero. Poi gli zuccheri che non vengono assunti con la marmellata li assumiamo invece con gli amaretti del Sassello, perché sì, io ho preso la marmellata light e poi ho comprato gli amaretti. Controsenso? Assolutamente sì, ma non importa. Quindi inventiamoci un nuovo hashtag controsenso, perché ho preso la marmellata light e poi ho preso gli amaretti, quindi assolutamente un controsenso. Però gli amaretti del Sassello sono particolari. Sassello è il nome di una località che si trova nella provincia di Savona e che è famosissima per i suoi amaretti. Sono veramente buonissimi, li vendono anche al di più, così confezionati, quindi magari non è proprio la stessa cosa di quando si vanno a prendere direttamente freschi nella fabbrica, però comunque devo dire che sono buonissimi e ogni tanto quando li vedo li compro. Una confezione da 400 grammi di noci, poi per la mia colazione ho preso una confezione di brioche integrali fresche della marca Bonjour. Poi ho preso degli zucchini, questi sono quelli di qualità molto chiara, devo dire che mi piacciono di più di quelli scuri e anche di quelli intermedi. Questi secondo me sono i più buoni. Poi ho preso delle mele rosse Marlene, ve ne faccio vedere una sola, però in realtà ne ho preso più o meno 1 chilo. Poi ho preso un prodotto che credo sia una novità del di più, perché io non lo avevo mai visto. Si tratta di riso pronto in 2 minuti. Questo è riso integrale della marca Bontà Veloce e questo invece è riso rosso, sempre pronto in 2 minuti. Era disponibile anche il riso basmati bianco, quello classico, e il riso nero. Io per iniziare ho preferito prendere questi due perché è un prodotto che proprio non ho mai provato. Però sono curiosa, voglio vedere se davvero ci vogliono 2 minuti e poi voglio vedere se è buono mangiato così oppure se devo andare ad aggiungere del condimento che può essere, non so, del parmigiano, dello zafferano, degli zucchini, dei funghi, dipende come vi piace. Però, insomma, mi ha incuriosito, un prodotto che proprio non avevo visto. Poi, ovviamente, quando farò il video sulle scoperte food, vi farò sapere anche cosa ne penso e se mi è piaciuto. Adesso, però, arriviamo all'intruso, perché in questa spesa c'è un intruso che non ho comprato al di più, ma che ho comprato da Basco e si tratta di queste fette belle buone della Galbusera. Io ho preso la linea con mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca e semi di lino.
Mi piace tantissimo l'idea che queste siano in confezione singola e monodose all'interno della scatola, quindi non rimangono aperte come le altre fette biscottate. Sono veramente mesi che voglio provare questo prodotto, ma non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, nemmeno nei supermercati online. Non lo trovavo proprio. Finalmente l'altra volta da Basco l'ho visto, l'ho preso subito. Inoltre ci sono altre due versioni, vedete dietro che ci sono le altre due. Una è con fichi, nocciole, semi di zucca e l'altra è con semi di papavero, di girasole, zucca e lino. Poi se riuscirò a trovare anche le altre versioni, magari le proverò. Comunque sono curiosissima e anche in questo caso vi farò sapere cosa ne penso. Questa è tutta la mia spesa. Io come sempre vi invito, se vi va, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.